Allora, siamo in 890, siamo in compagnia di Carlo. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Allora, oggi vieni un po' scuro perché la giornata è uggiosa, anche se siamo alla fine di giugno. Allora, siamo a bordo di Peugeot Bipper. Bipper TP. TP, TP. Perché TP? Il TP sono i veicoli commerciali praticamente per il trasporto persone. Ah, ho capito. Praticamente si riprende la logica del veicolo commerciale per, diciamo così, farne auto da tutti i giorni. Esatto. E quindi diciamo che tutte quelle che sono i vantaggi di un'auto da carico diventano poi un'auto da trasporto persone. Infatti. Allora, diamogli un'occhiata, visto che siamo qua agli interni, cosa mi puoi dire? Allora, macchina abbastanza semplice, perché ovviamente ci sono i devioluci, qui ci sono la leva del tergicristallo, sì. Qui sotto abbiamo la leva per il cruise control. Aspetta che cerco di arrivare, okay. Eccolo lì. Sì. Cruise control che su questa versione, che è la versione al top, viene montato di serie. I vetri elettrici sono gli anteriori e poi ci sono i vari tasti, climatizzazione, radio e pulsante dell'hazard. Ok, quindi diciamo che c'è tutto senza, diciamo, particolari accorgimenti, diciamo così, di optional, però c'è veramente di tutto, quindi diciamo climatizzatore manuale, ma c'è, quindi non è bizzarro, ma c'è, quindi l'autoradio già integrata, sì. Con CD, MP3, quante casse ci sono? Ce ne saranno 6, sbaglio? 6, sì. 6 casse, quindi insomma il massimo della possibilità, insomma, della qualità per ascoltare la musica. Poi vedo comunque tanto spazio qui davanti. Sì, questa è una macchina concepita proprio per avere lo spazio da tutte le parti, quindi sono una serie di porta oggetti praticamente ovunque, quindi per gli occhiali, le chiavi o magari per i telefonini, dentro, eccetera. Dentro questa macchina le cose si perdono. Guarda che... Ecco, io qua non lo vedo perché è scuro. Però ah, ecco qua, sì, eccolo qua, enorme. È enorme, quindi un grosso cassetto porta oggetti. Poi guardo anche qui sulla fiancata dello sportello, quindi ci sono altri porta oggetti. Esatto. Quindi praticamente per avere la possibilità di trasportare di tutto. Cambio. Qui davanti al cambio. Questo è un cambio manuale 5 marce. Manuale 5 marce. Sono ovviamente tutti i cambi manuali, no? 5 marce su Bipper. C'è la possibilità anche di avere un cambio robotizzato. Ah, cambio robotizzato. Sì. Perfetto, quindi diciamo a richiesta. Le versioni quante sono? Le versioni, gli allestimenti diciamo che sono due. Mm-hmm. Questo è il top, se no c'è l'active. Okay. E le motorizzazioni sempre sono due, una benzina e una gasolio. Questa in cui ci troviamo, poi dopo è un gasolio, diamo un'occhiata al motore, le cilindrate. Cilindrate 1.400 per quanto riguarda il benzina, 1.300 per quanto riguarda il gasolio. Il gasolio. E il benzina è metanabile? Assolutamente sì. Sia vettura che veicolo commerciale sono metanabili. Sono metanabili o diciamo trasformabili a GPL. Sì. Do un'occhiata a quelli che sono gli spazi anche dietro, quindi tre posti comodi. Molto. Poi vedremo anche la parte del bagagliaio, che è uno credo dei punti di forza dell'auto, che è un'auto insomma che può andare tranquillamente in garage, perché comunque non è lunghissima. Assolutamente sì, è una macchina che è più corta di 4 metri, quindi è un'utilitaria. Quindi sia per il garage che anche per i parcheggi, perché sì, noi in città... è molto comoda, è una macchina che si presta molto bene per l'uso quotidiano. Quindi massima versatilità. Per quanto riguarda le sedute, in tessuto? In tessuto, assolutamente sì. Vedo qua un disegno particolare con questa finitura... gialla che esalta un pochettino quella che è la parte proprio dove ci si appoggia. È comodo. Bracciolo. Questa versione c'è di serie il bracciolo. Un bracciolo, quindi praticamente in poco spazio tanta praticità. Poi sto guardando, vedi, do un'occhiata adesso che c'è lo specchietto, anzi gli specchietti sono elettrici. Sì, regolabile elettricamente, basta posizionare il joystick da una parte piuttosto che dall'altra, in modo che uno regola il destro piuttosto che il sinistro. Benissimo, Carlo, io per adesso ti ringrazio e appuntamento per un test drive o per saperne di più in concessionaria o perché no sui nostri canali social. A presto, ciao. Ciao.